Un duplice omicidio in un casolare di campagna isolato, un addio al celibato che si trasforma in un intricato giallo con decine di indizi da esaminare e sospetti da interrogare. Non è il solito noir, in giallo sexy, in scena al teatro Gorà, a testaccio, il ruolo dell'investigatore è riservato al pubblico. Una formula unica nel suo genere che è in grado di far sentire lo spettatore un novello Sherlock Holmes. Prima dello spettacolo viene distribuito al pubblico un opuscolo con alcuni indizi e la mappa della casa dove è avvenuto l'omicidio. Durante la rappresentazione, in almeno due occasioni, è il pubblico che può interrogare i sospetti. Io ho qualche idea su questo caso, però credo proprio ho bisogno del vostro aiuto a questo punto. Quindi vi nomino immediatamente aiuto ispettori e mi dovrete coadiuvare in queste indagini veramente intricate. Naturalmente in questo potrete fare anche tutta una serie di domande che vorrete ai nostri indiziati. L'interazione con gli attori è la grande novità. Lo spettatore guidato dall'ispettore interpretato da Carmela Ricci si sente parte dello spettacolo, interagendo con i personaggi che improvvisano magistralmente mantenendo sempre toni ironici e realistici. Nella borsa! La prego Martina, faccia rispondere perché qua la domanda è interessante. Nella borsa c'era un aiutino. Durante lo spettacolo vengono forniti tutti gli indizi e gli elementi utili per arrivare alla soluzione. Basta quindi un po' di logica, ragionamento e un pizzico di intuito. Alla fine, chi si avvicina di più alla soluzione del caso, indicando colpevole, movente e modalità dell'omicidio, riceverà un ricordo della serata. Lo spettacolo interattivo Giallo Sexy, scritto da Antonello Lotronto e diretto da Silvana Rossomando, rimarrà in scena al Teatro Agorà in Via della Penitenza fino al 28 novembre. Alla fine dello spettacolo c'è un epilogo dove viene spiegato il tutto e dopo diamo una lettura delle soluzioni più simpatiche, più originali e poi viene proclamato anche il vincitore che è l'ispettore della serata. Irene Canale, Angelo Curci, Cristiano Cecchetti, Fabrizio Detto, Carmela Ricci, Paolo Roccoli e Michela Totino sono i personaggi dell'intricato delitto, tutti capaci nell'improvvisare e coinvolgere lo spettatore nella storia. Per prenotazioni o altre informazioni sui gialli interattivi basta connettersi al sito www.murderparty.org. Buone indagini a tutti.